18 infermieri di comunità dal prossimo anno seguiranno i medici di medicina generale anche nelle case dei pazienti con cronicità, come ad esempio diabete e scompensi. E poi un grosso impulso alla sanità territoriale e all'innovazione, oltre a proseguire nell'unificazione delle due aziende sanitarie ferraresi. Questi alcuni degli obiettivi del neo direttore sanitario dell'azienda USL di Ferrara, Emanuele Ciotti, nominato dopo che per motivi personali Stefano Busetti ha lasciato l'incarico assunto durante l'estate. Ciotti, 40 anni, lascia la direzione del distretto centro-nord di Ferrara, occupato ora di interim da Anna Maria Ferraresi, per occupare quello di direttore sanitario per volere del direttore generale Monica Calamai. Ciotti è pieno di energie e di idee, ha detto il DG. Il neo direttore sanitario non ha negato di provare un minimo di vertigine alla scoperta della nomina. È una responsabilità importantissima, come vi ho detto prima, abbiamo fatto, penso che il nostro ruolo è quello di servitore dello Stato e quindi in un momento dell'emergenza questi impegni come servitore dello Stato per garantire l'articolo 32 della Costituzione bisogna prenderselo. È chiaro che sento la responsabilità e l'impegno di questo ruolo così importante e non avere le vertigini per tutte le responsabilità che comporta, penso che sarebbe grave il contrario, ecco. Quali quindi gli obiettivi? L'impegno massimo deve essere la lotta al Covid. L'impegno che ci diamo è quello dell'innovazione, okay, in questa azienda, di uno sviluppo di quello anche in termini di ricerca, sia ricerca clinica ma anche ricerca organizzativa, sia sviluppo con tutto quello che si può fare con la digitalizzazione e anche la nuova possibilità dell'intelligenza artificiale. È quello che è importantissimo, sarà valorizzare le competenze professionali che abbiamo al nostro interno, okay? Sia mediche che infermieristiche e tutti gli altri professionisti che ci sono e quindi anche gli infermieri. Oggi si intraprende una formazione per gli infermieri di comunità, che è un progetto innovativo che nasce dal Ministero, che ha già visto importanti realizzazioni in altri territori, dalla Toscana anche a Trieste, Porto, sia per domiciliarità sia per la gestione di cronicità, però in termini di equip, medicina generale, tutti gli altri attori, tra cui gli assistenti sociali, i riabilitatori, i fisioterapisti, quindi davvero con una visione d'insieme, di intercettazione dei bisogni delle nostre popolazioni più fragili e anche uno strumento di lotta alle disuguaglianze.